Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Facciamo un po' il punto della situazione su Ilva ArcelorMittal, la fermata di AFO2, fermi altri reparti. Rizzo, lunedì 16 avete avuto un incontro, insomma, che aria tira? L'Ilva potrebbe anche andare incontro alla chiusura, paradossalmente, a causa del coronavirus. Sì, ci siamo avviati con gli incontri di venerdì scorso e di lunedì a quello che noi definiamo un'operazione di buon senso, che è quella di andare a ridurre sensibilmente il numero delle persone all'interno di quella fabbrica, che vogliamo ricordare comunque è crocevia di migliaia e migliaia di persone, non solo della provincia di Taranto, ma anche e soprattutto delle altre province della regione e anche di fuori regione. Quindi due incontri che vanno, come dire, stanno seguendo la linea che noi abbiamo dettato inizialmente, no? Perché il chiodo fisso di USB rimane il fatto che bisogna svuotare completamente quella fabbrica e ridurre al minimo quelli che sono i rischi a cui i lavoratori vanno incontro, lavoratori che in questo momento, come dire, soffrono, vivono tanta paura anche a seguito delle notizie poco confortanti che continuano ad arrivare. Si registrano molti lavoratori in malattia? Senti, il dato dell'azienda è che tra venerdì e lunedì le malattie sono raddoppiate. È chiaro che con tutte le notizie che circolano i lavoratori sono preoccupati anche e soprattutto di, come dire, di poter infettare eventualmente i propri familiari. Tante le lamentele in questo senso. Diciamo che quantomeno c'è un minimo di positività in quello che sta accadendo, perché siamo riusciti per una volta a farci ascoltare e quindi ieri con quell'incontro abbiamo sostanzialmente decretato che oltre la metà della fabbrica rimane a casa. Adesso c'è da fare un ulteriore passo in avanti che secondo me si farà fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, dando soprattutto anche risposte ai lavoratori dell'appalto. Abbiamo attivato stamattina una serie di richieste di incontri con tantissime aziende dell'appalto, in cui chiederemo l'applicazione del decreto ministeriale e chiederemo sostanzialmente di andare a sospendere tutte le attività e con la collocazione in CIGO dei lavoratori per metterli proprio nella condizione di sicurezza, ecco. Rizzo, valutiamo un po' il comportamento dell'azienda. Abbiamo visto un clima di terrore, vedi il caso del licenziamento di Zingarello, il giovane che è stato accusato di aver fatto il video relativamente all'operaio sulla copertura, abbandonato, dimenticato, sulla copertura dei parchi minerali. Che atteggiamento c'è da parte dell'azienda? Perché in effetti qui tenere la gente a lavorare, se ArcelorMittal dovesse perseverare ancora su questa linea anche in altri reparti, si assume una responsabilità enorme, perché qui stiamo parlando di una pandemia. Ma io ieri in apertura dell'incontro, il primo incontro che si è svolto ieri mattina, e anche rispetto a quello che avevamo concordato venerdì, sono stato abbastanza chiaro. Io gli ho detto: le strade sono due, o si fa una programmazione per la messa in sicurezza dei lavoratori e quindi degli impianti, oppure il rischio è che decidete di fare tutto da soli, non solo vi assumete la responsabilità, ma secondo me il rischio concreto è che poi alla fine, nel giro di qualche giorno, la fabbrica si svuoti automaticamente senza controllo. E fino a ieri, ecco, non voglio essere, perché con Arcelor non si sa mai, fino a ieri, come dire, quantomeno possiamo dire che una parte delle rimostranze del sindacato, come dire, sono state accolte. Ora ci attendiamo che si vada in continuità, tant'è vero, domani abbiamo un altro appuntamento importante. Domani, ricordiamo, mercoledì 18, considerando appunto il momento in cui stiamo registrando. Prego Rizzo. Sì, quindi domani loro ci devono rispondere anche rispetto ad altre situazioni che abbiamo sollevato e soprattutto noi abbiamo chiesto anche qua di anticipare alcune delle mosse che bisognerebbe fare, chiaramente per fermare un altro altoforno
essendo impianti sequestrati, tra l'altro, c'è bisogno di interfacciarsi con il custode giudiziario, la dottoressa Barbara Valenzano. Quindi noi abbiamo detto a preventivo: fate già queste operazioni, perché noi vogliamo trovarci nella condizione giusta senza mettere la vita di nessuno in pericolo, quindi tentare anche di anticipare un po' gli eventi. Quindi domani contiamo di ottenere un altro risultato positivo da quell'incontro e, come ho detto, di arrivare alla massima garanzia, che è il numero minimo di persone all'interno della fabbrica.